Si è tenuto nell'auditorium della Scuola Superiore Antonio Sacco di Sant'Arsenio il convegno La Prevenzione è Vita, un convegno realizzato con il patrocinio della INAIL Campania, che vede anche la partecipazione della Banca Montepruno. Un importante appuntamento per parlare di prevenzione, esperte della materia, agli studenti dell'Istituto Sacco. Io dico sempre, a parte anche per i ragazzi, perché loro anche con il PCTO abbiamo visto in questi anni che ci sono stati vari problemi, quindi loro devono essere formati, devono sapere a che cosa vanno incontro, perché a scuola si va per studiare, però è importante anche appunto formarsi a scuola e capire i problemi che ci possono essere. Poi è importante anche per capire che negli edifici oggi scolastici tanti sono stati costruiti dal 1945 al 75. Abbiamo visto che cosa è successo ultimamente, 5 giorni fa, in Liguria, dove addirittura un pavimento di una scuola materna è crollato e quindi per fortuna 75 bambini si sono salvati. Quindi è importante far capire qual è il nostro ruolo anche sindacale nella scuola, nelle contrattazioni, perché la sicurezza è un tema importantissimo, e quindi anche con le figure importanti che ci sono nelle scuole far capire ai giovani come appunto aprirsi poi al futuro anche lavorativo. Se vogliamo ridurre efficacemente gli infortuni dobbiamo fare prevenzione, ma in concreto cosa significa? Cosa dobbiamo fare quando torniamo a casa? Faccio prevenzione, da dove comincio? Ecco, io cerco di dare delle informazioni in questo senso, perché la prevenzione è prioritaria rispetto a tutto il resto e si articola in più azioni che io mi propongo di illustrare a tutti i presenti. La prima cosa da fare è innovare e quindi anche un po' investire, organizzarsi al meglio, perché l'organizzazione è la chiave. Noi assistiamo ad infortuni quotidianamente per carenza di organizzazione aziendale e per carenza anche di formazione.